Siamo ai piedi della Sacra di San Michele, nel comune di Chiusa San Michele, l'antica Clause Longobardorum, dal nome della fortificazione che chiudeva la parte più stretta della bassa valle di Susa e che separava il regno dei Franchi da quello dei Longobardi. Siamo venuti a farci raccontare dal sindaco Fabrizio Borgesa i progetti di questo piccolo comune. La Sacra di San Michele è un elemento imprescindibile della storia, della cultura, delle tradizioni del nostro comune. È un piccolo paese, ma un paese vivo, direi, un paese vivace, un paese con una struttura associativa importante, con un'attività di volontariato importante e con una sensibilità importante, anche in merito all'accoglienza, alla solidarietà, all'attenzione verso chi fa più fatica. Questa struttura ha permesso negli anni di fare delle cose importanti e noi come amministrazione comunale abbiamo sempre cercato di valorizzarla, di collaborare con tutte le realtà che operano. Ad esempio nel campo socioassistenziale c'è una collaborazione molto proficua con la Caritas parrocchiale. E questa struttura associativa, questa struttura di volontariato dovrà un po' essere aiutata a ripartire, perché l'esperienza del Covid, il lockdown, il dover forzosamente fermare tutto non è stata una cosa indolore ed è stata un'esperienza da cui pian pianino si sta cercando di uscire, riproponendo delle attività importanti, delle attività culturali, delle attività aggregative, la Sagra del Gusto di Meliga, la festa patronale che si fa a giugno. Insomma, si sta cercando di ritornare lentamente a questa normalità a cui tutti speriamo. Quali sono i progetti per incentivare l'afflusso del turismo? Questo è un elemento a cui noi teniamo molto. Noi siamo inseriti nell'Unione Montana Valle di Susa, che comprende 22 comuni e in cui da anni si sta facendo un lavoro importante di rilancio del turismo, puntando soprattutto sulla Via Francigena, sulla riscoperta e sulla ristrutturazione del tratto valsusino della Via Francigena, del turismo legato alla bicicletta con il percorso importante della ciclostrada Valle di Susa, e poi non dimentichiamo, sempre collegati alla Sacra di San Michele, c'è il percorso che porterà, speriamo presto, la Sacra a diventare patrimonio UNESCO. Noi ci troviamo all'interno di tutti questi progetti, perché il nostro territorio, il nostro comune è collocato geograficamente al centro di tutti questi progetti, quindi abbiamo anche pensato come tutto questo può essere un volano, può essere un qualcosa che possa servire al territorio di Chiusa di San Michele. Di qui è partita l'idea di ristrutturare un edificio comunale in disuso e farne un ostello, un punto tappa legato sia al turismo pedonale, al turismo religioso della Sacra, alla Via Francigena, e stanno partendo i lavori dopo una fase di progettazione abbastanza importante, lavori che possono partire anche da un contributo regionale della Regione Piemonte. Stanno partendo i lavori per far sì che questo edificio diventi in futuro un punto accoglienza in cui la gente possa fermarsi per dormire, per mangiare, per sostare e anche per conoscere attraverso questa struttura meglio il nostro territorio, il nostro comune e tutta l'area della bassa valle di Susa. Sindaco, quanta passione è necessaria per amministrare un piccolo comune come Chiusa San Michele? Tanta passione, perché chi fa il sindaco lo fa esclusivamente perché ama il proprio territorio, ama la propria gente. Almeno chi fa il sindaco dei piccoli comuni, parlo per me ma parlo per tutti i miei colleghi sindaci che conosco bene, con cui lavoriamo stretto contatto, non ci sono ambizioni personali. Ciascuno di noi, e per me è così, vorrebbe lasciare il territorio e il comune un po' migliore di come l'ha trovato. Questo
è lo sforzo che facciamo tutti i giorni, che faccio tutti i giorni, sbagliando mille volte, ma l'obiettivo è questo.